tutto al ricordo. Ah vabbè, allora non è pensavo io da dove andare. No, ci abbiamo anche i figlioni così. Europa è con noi. Europa è con noi. Ah, ecco, ah. Ci vado su, vai. Ciao. Sì, è famoso quello che suona, ma non aggiungo mai il nome. È anziano, grande. Non ricordo il nome. Ha ha ha!
Ciao, bellissima. Sto dietro Maria, eh? Sapevo che si metteva seduto. Se non lo sapete, se la gente non lo sa, la domanda è tutta, sarebbe che capelli d'Italia abbiamo, senza democrazia, infamata formalmente, perché sul piano tecnico è in una condizione da più decenni tecnicamente incriminata. Noi crediamo una condizione diversa del popolo tedesco con il nazismo, un grave errore. Ci siamo abituati al fatto di ricoverarci dei carcerati, ci siamo abituati a che il diritto sia negato, e noi con la mondo nostro e il ricorso alle giurisdizioni internazionali, eccetera, stiamo cercando. Amnistia! 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 Un'alternativa solida di teoria, sia la marcia della teoria, sia un punto di diritto. Però rendiamoci conto che oggi, per esempio, è stata richiesta solo l'80% del sacerdote. E qui è capitato, poi riprendo un sacco di cose.
sera mi ospitato un po' occupato. Ora me ne dà. Ha detto me ne dà. Sta girando in situazione. Prendo tutto piedi. Queste trasmissioni sono entrate in Vaticana. Dietro Cesare delle Catacombe. E questo che c'è qui. All'articolo 111 che i processi, la giustizia ritardata è giustizia negata, che i processi devono avere una ragionevole durata. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa costantemente ci ha detto per 30 anni che noi mettiamo in pericolo la nostra democrazia e lo Stato di diritto, ma di questo in Italia non si può parlare. Non si può parlare a Ballarò, non si può parlare a porta, ci sono dei divieti, non si può parlare da Fabio Fazio, non si può approfondire, perché altrimenti gli italiani saprebbero che chi sconta la pena in queste carceri illegali ha una recidiva altissima perché non ha alternative, mentre chi accede alle pene alternative a una recidiva che si vede abbassare quasi fino allo zero. E allora è sicurezza questa, sarebbe sicurezza, e invece ci troviamo in balia di norme che non vengono nemmeno applicate, di norme disattese come quelle della Costituzione. Noi abbiamo avuto il pronunciamento del Presidente della Repubblica, abbiamo avuto il pronunciamento ministro della giustizia, e oggi andremo davanti a Palazzo Chigi per dire al governo, oggi abbiamo qui anche un amico mio, al ministro, al cancelliere, che deve agire nei confronti del Parlamento. Thank you.
Tesoriere, si gira per favore, grazie. Signora tesoriere. Signora, come sta che topica? Signora tesoriere, per favore. Signorina. Signorina tesoriere. No, forse io preferisco che rimangano al maschile. Ragazzi. Signor tesoriera? Signor tesoriera? Quello è il peggio di tutti, come la presidente. E come dice, la presidente o la presidentessa? Eccoci qua! No, non per la morte di Dio! Un unico non ti piace, non ti piace! No, no, comunismo di Dio! Ciao! 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 Un arrivo! Stamattina con i palloncini, con la pannella che parlava, che camminava.
Evviva! 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 I coglioni che lavorano!